Salve a tutti e benvenuti in questo video. Iniziamo sempre la serie sulle centrali d'allarme. Infatti nel precedente video ho portato una MC 412 e oggi voglio portare una Bendel Kio 8. Inoltre vi informerò che usciranno altri video anche su altre centrali e ho intenzione di espandere questa miniserie anche su rivelatori, sirene, interne ed esterne e combinatori e altri oggetti. Bene, parliamo ora della centrale. Parlerò dei pregi e dei difetti di questa centrale e inoltre spiegherò su per giù le morsettiere e il funzionamento di questa centrale. Il case è abbastanza vecchio, infatti la centrale di cui sto parlando oggi, che vi sto mostrando, è una centrale che risale tra il 99 e il 2001. La Bendel Kio è ancora, si può trovare ancora online e acquistarla su rivenditori, ad esempio Amazon. È ancora prodotta da Bendel, è stata sostituita dalla famiglia Absoluta, dalla sorella Absoluta. Bellissima centrale che spero vivamente in futuro di portarla. Bene, apriamo il case, premetto che è un case abbastanza vecchiotto, è anche danneggiato. Infatti, nelle nuove Bendel Kio, in quelle che ancora oggi si vendono, il case è diverso rispetto a questo. Molto simile a quello di Absoluta, molto però più compatto e più quadrato. Bene, iniziamo. Iniziamo sempre dalla parte alimentazione. Infatti la nostra tensione di 230 volt di casa entra da qui, da questi mammut con fusibile, entrano e vanno a finire al nostro trasformatore. Il nostro trasformatore ci trasformerà la nostra tensione da 230 volt a 12 volt in corrente alternata. Ora parlo una pecca che non mi piace di questa centrale, che ho parlato anche della scorsa centrale che ho portato nel precedente video. Una di queste pecche è appunto la parte alimentazione che si trova a bordo centrale. La parte alimentazione, poche parole, l'alimentatore è a bordo della nostra centrale. Infatti, se la nostra centrale, il nostro alimentatore si danneggia, siamo costretti o a buttare tutta la scheda, o se siamo fortunati abbiamo ancora la nostra garanzia, quindi ce la possono sostituire, oppure mandare in qualche centro assistenza che se la cava a ripararla e può trovare il danno, sperando che non si sia danneggiata la centrale. Questa è una pecca di questa centrale. Bene, ora ci trasferiamo dalla parte morsettiere. Infatti, partiamo qui e iniziamo dalla parte di sinistra. Le prime quattro morsettiere servono per il bus di espansioni come tastiere o inseritori. Super giù dopo dopo le tastiere. Dopo il bus abbiamo l'ingresso antimanomissione. Infatti questo ingresso antimanomissione servirà per sensori, sirene e così via. E sono un comune e un ingresso che solitamente viene anche bilanciato. Subito dopo l'ingresso antimanomissione abbiamo degli ingressi per sensori e così via. Questi qua sono ben 8 e sono su per giù troviamo anche il comune. E poi abbiamo l'ingresso della zona per ogni zona, quindi abbiamo 8 morsettiere in totale. La centrale ci permette inoltre di bilanciare il sensore. Di solito io tipo ho utilizzato, in questo caso ho utilizzato un normalmente chiuso senza nessuna resistenza. E possiamo mettere anche una resistenza da 10 kΩ e così via. Subito dopo ora ci trasferiamo su quest'altra morsettiera. Come possiamo vedere, abbiamo un relè pilotato che ci permette di mettere normalmente, che abbiamo un ingresso normalmente aperto, normalmente chiuso e un comune. Solo un'altra pecca che trovo di questa centrale è che ci servirà per le sirene. Infatti, non abbiamo un ingresso come nelle altre centrali dove ci sarà un ingresso dedicato solo alle sirene, ma troveremo un ingresso pilotato da un relè, quindi non troveremo un contatto normalmente chiuso, normalmente aperto per magari future modifiche. Preciso che il contatto normalmente chiuso viene utilizzato per la sirena esterna
Infatti abbiamo un doppio positivo e un contatto normalmente aperto viene utilizzato per la sirena interna. Qualora l'allarme inizia a suonare, la centrale commuta da normalmente chiuso, quindi dal trasformer normalmente aperto il contatto, la sirena esterna inizia a suonare, normalmente aperto, al contrario, viene trasformato in normalmente chiuso, la sirena interna inizia a suonare. Subito dopo la linea delle sirene abbiamo ben tre ingressi open collector. Infatti questi ingressi open collector ci serviranno per relè come per pilotare lampadine e così via. Ci trasferiamo dall'altra parte della centrale. Infatti la centrale in questa termosettiera viene utilizzata per la linea PSTN, detto volgarmente la linea fissa di Telecom, la vecchia linea dei telefoni fissi, che può essere utilizzata. Non abbiamo un ingresso GSM, infatti non possiamo mettere né un'espansione GSM né un'espansione Ethernet. Espansione Ethernet mi sembra normale perché essendo una centrale di 22 anni fa non era molto utilizzato, anzi non avevamo manco le applicazioni di oggi. Qua abbiamo poi un ingresso. Questo ingresso viene utilizzato, è una porta simile al VGA maschio, che viene utilizzata per la programmazione attraverso software di questa centrale. Questo software può essere fatto, viene messo al computer, colleghiamo noi il nostro computer e programmiamo. Io il software non l'ho avuto, infatti ho programmato la centrale attraverso tastiere. È possibile programmarla attraverso tastiere, è molto più complicato. Poi abbiamo qui il microprocessore che dirige tutta la centrale, quindi è quello che comanda il cervello della nostra centrale. Bene, io ho finito con la spiegazione della Bendel Kyoto. Come ho detto prima, dalle nuove Bendel che ancora sono in vendita, la differenza è ben poca. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, alla prossima, ciao!